Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria, ancora scontro sul coprifuoco. De Luca critica il governo, servono soluzioni. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, sulla situazione del Covid Hospital di Bosco Trecase. Calano i contagi, ma non bisogna abbassare la guardia. Ai nostri microfoni anche il dottor Filippo Colantonio. Presso il suo studio sono stati somministrati già oltre 200 vaccini. Cambiamo argomento. La comunità di Santa Maria del Principio celebra l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale del parroco e del viceparroco. In conclusione, la solidarietà con l'iniziativa di chef e pasticcieri alla mensa della chiesa di Sant'Antonio da Padova. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Italia riapre, ma resta il coprifuoco. Continuano a crescere le polemiche sulla decisione del governo di mantenere il divieto di uscire di casa dalle 22 di sera alle 5 del mattino. In particolare sono i rappresentanti della Lega e del centrodestra a scagliarsi contro la misura. Nel momento in cui si decide di poter avviare la riapertura di alcune attività, dichiara il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, bisogna spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23. Quella del coprifuoco è una norma, sottolinea, che non è nemmeno supportata e certificata da evidenze scientifiche e sanitarie. Il Paese ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche la cancellazione del coprifuoco. Pensiamo di cancellarlo con la collaborazione e il dialogo all'interno del governo. Dura la reazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, pur se concorde con il sottosegretario, ne critica la polemica. Ci dovrebbe dire la Lega che proposte ha per contrastare l'epidemia nei luoghi di assembramento. Personalmente sono per l'apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro a casa dei clienti entro le 23:30. Non è lì, sottolinea il governatore, nei ristoranti gestiti in condizioni di sicurezza che si determina l'esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherina in luoghi affollati. Il numero di ingressi è calato, non siamo più in sofferenza come qualche settimana fa. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia, la bufera non è ancora passata. Ai microfoni di TV City, il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, fa il punto della situazione sul Covid Hospital di Bosco Trecase, illustra i programmi dell'azienda sanitaria per la gestione di tutta la rete ospedaliera nei prossimi mesi. Beh, al momento comunque ancora i presidi hanno, diciamo così, quasi il pieno. I casi cominciano ad esserci le uscite rispetto agli ingressi che ancora abbiamo, il numero di ingressi è calato, questo ci aiuta nella gestione, non siamo più in quella sofferenza che avevamo qualche settimana fa, ma è indubbio che ancora la situazione non è tranquilla, non è passata la bufera, ancora dobbiamo avere molta attenzione. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione della rete ospedaliera, prevedete ulteriori cambiamenti nei prossimi mesi? Beh, sicuramente l'idea è quella, non so se lei, se voi conoscete com'era la nostra struttura, ma penso di sì. Noi avevamo utilizzato nel momento di massimo picco, nel momento in cui le strutture Covid erano in saturazione, avevamo attivato delle aree Covid all'interno anche degli altri ospedali che consentivano di tenere il paziente all'interno della struttura ospedaliera nelle more di trasferirlo in una struttura dedicata al Covid. La prima ambizione, la prima fase è quella di liberare le strutture ospedaliere
diciamo, SPOC o di completamento da pazienti Covid. E quindi nel momento in cui si intercetta il paziente, gestirlo, trattarlo in un'unica struttura, la struttura madre, come questa azienda ha deciso che sia, è quella di Bosco Trecase. Quindi il primo imprimatur è nel mese di maggio, sperando in un'ulteriore riduzione, liberare sia i presidi di Nola che quello di Castellammare, possibilmente anche Torre del Greco in seconda fase, dei pazienti Covid e farli tutti quanti gestire dalla struttura di Bosco Trecase. In una seconda fase speriamo di erodere, di diminuire il numero di pazienti anche su Bosco Trecase e farlo tornare alla sua, diciamo, fase iniziale, alla sua mission iniziale. Campagna di vaccinazioni che prosegue a Torre del Greco. Siamo qui col dottor Filippo Colantonio per parlare della vaccinazione dei pazienti fragili all'interno degli studi dei medici di base. Come sta procedendo, almeno per quanto riguarda il suo studio? Il mio, come gli altri studi dei colleghi che hanno aderito alla possibilità di poter vaccinare, oltre che al centro vaccinale, alla Santissima, all'Orfanotrofio, alla Santissima Trinità, alla Santissima Annunziata, stiamo collaborando con l'ASLA proprio per cercare di dare una mano anche attraverso la vaccinazione nei nostri ambulatori, negli orari chiaramente compensativi rispetto a quelli che sono gli orari normali di studio, attraverso anche l'aiuto e l'ausilio delle infermiere, delle unità infermieristiche che abbiamo a disposizione e che l'ASLA ci ha concesso. Attraverso la piattaforma che potete vedere qui sul sito, noi giornalmente aggiorniamo sia per quanto riguarda, concerne la prenotazione dei tamponi da effettuare al Bottazzi, sia per quanto riguarda l'adesione al vaccino dei pazienti fragili. Questa giornata si è aperta anche la possibilità di entrare nella piattaforma anche per i cinquantenni, dai 50 ai 60, ma noi abbiamo praticamente usufruito della possibilità di poter far aderire i nostri pazienti che riteniamo fragili attraverso questa piattaforma. Viceversa, abbiamo ancora un altro tipo di piattaforma, sempre concessa sul portale dell'ASL, dove registriamo le vaccinazioni fatte. Ad oggi praticamente noi in penso 3 settimane ciascuno di noi ha avuto la possibilità di effettuare i vaccini ed è stata praticamente una campagna vaccinale molto sentita dalla popolazione. Io personalmente sono riuscito ad effettuare circa 215 vaccini nelle 3 settimane e attendiamo la seconda scorta sia per fare la seconda dose sia per fare i nuovi vaccinati. Quindi lei ha esaurito tutte le dosi che sono state date almeno nelle quelle scorse settimane? Quelle che io ho richiesto le ho finite, adesso praticamente essendosi aperte altri fronti, si sono aperti adesso i cinquantenni, si apriranno successivamente ancora altri fronti, abbiamo rimodulato la richiesta e possiamo richiedere anche eventualmente l'AstraZeneca o anche il Pfizer o anche il Johnson & Johnson, tutti quelli che arriveranno a disposizione dell'ASL richiederemo per cercare di farli ai nostri pazienti nei nostri studi senza ingolfare il centro vaccinale che chiaramente dovrà accogliere chi viceversa pubblicarsi solo lì perché magari qualche collega non ha detto oppure vengono anche da altre città nel nostro centro vaccinale. Come si accede alla vaccinazione? Cioè cosa si intende per pazienti fragili? Paziente fragile sono delle categorie che l'ASL e il Ministero ci hanno praticamente autorizzato a intraprendere. Conoscete tutti le patologie più rinomate da questo punto di vista, sono il diabete mellito, con pluriterapia, insulino compresso orale, la cardiopatia ischemica con alterazioni con clastenia, la malattie neurodistrofiche o patologie immunitarie, patologie con 0,48 in trattamento di chemio e radioterapia, disabili, pazienti caregiver, cioè praticamente che assistono pazienti che hanno la legge 104,3 e quindi praticamente possono rivolgersi possono iscriversi e noi li richiamiamo come pazienti da poter sottoporre alla nostra vaccinazione perché assistono il paziente disabile. In queste 215 somministrazioni abbiamo avuto dei casi, degli effetti collaterali? Fortunatamente per quanto riguarda i pazienti ho avuto una sola paziente che ha avuto più di quel piccolo dolenziere, si può dire, nel punto di inoculazione del farmaco, del vaccino. Ha avuto un po' di febbricola e una leggera situazione, diciamo, similinfluenzale. Un paio di giorni, un po' di tachipirina, ma ripeto, una su 215. In conclusione, vogliamo lanciare un appello? Questa purtroppo pagina brutta della nostra storia e della nostra vita si può cancellare solo in un modo. Aderendo alla vaccinazione, noi medici l'abbiamo fatto, stiamo collaborando e cerchiamo di convincere tutti quelli che non si sono ancora vaccinati a farlo.
Abbiamo ascoltato anche un membro del personale infermieristico che materialmente aiuta il medico lungo tutto il processo di somministrazione. Noi assistiamo i dottori nella preparazione delle siringhe con il farmaco e li assistiamo poi nella somministrazione del vaccino, oltre poi all'assistenza per l'iter burocratico, per l'iscrizione e della compilazione del consenso informato si occupano i dottori, noi assistiamo. Quindi come si svolge effettivamente questa somministrazione? Quali sono le varie fasi? La fiala contenente il vaccino va estratta dal frigorifero circa un quarto d'ora, 20 minuti prima, perché deve essere a temperatura ambiente, e poi si procede con la preparazione delle siringhe che vanno riempite con il vaccino e poi la somministrazione ai vari pazienti. La comunità della parrocchia di Santa Maria del Principio di Torre del Greco si è stretta in preghiera attorno ai sacerdoti Don Luigi Maiulo e Don Gaetano di Palma in occasione del loro anniversario di ordinazione. La funzione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica di domenica 25 aprile, in occasione della 58esima giornata mondiale per le vocazioni. Don Luigi Maiulo, come nasce la sua vocazione? Non mi ricordo mai che non sono stato prete. La mia vocazione è nata fin dal grembo materno. Fin da piccolo sempre ho voluto essere prete e ho realizzato questo grande e bel sogno di essere sacerdote. E celebrare l'anniversario significa rivivere tutto il cammino che ho percorso e a oggi, nella mia maturità degli anni, realmente alzo gli occhi al cielo per dire grazie Signore. Essere sacerdote significa essere uomo per gli altri a servizio di tutta la Chiesa. Cosa vuol dire essere sacerdote per lei in questa comunità? Significa ogni giorno essere sempre più forte a comprendere i propri parrocchiani, perché è una bella grande comunità, ma bisogna soprattutto essere presente nel conoscere ancora di più e stare sempre di più a servizio degli altri. Don Gaetano di Palma, in un giorno di festa, una riflessione sul suo cammino nel segno di Gesù. È un cammino che ormai dura da parecchi decenni, perché in effetti da bambino avevo già questo desiderio di seguire il Signore, che poi è maturato a mano e si è reso sempre più consapevole e anche sempre più strutturato. Tant'è vero che poi il percorso sia degli studi sia della formazione in seminario è stato utile per comprendere che cosa significhi oggi essere pastore in mezzo alla comunità, in mezzo a coloro che Dio ci chiama a servire. E come ci chiama a servire? A servire le persone. Ci chiama a servirli soprattutto attraverso la parola di Dio che viene spiegata, la parola di Dio che viene incarnata e la parola di Dio che poi diventa pane e vino, corpo e sangue di Gesù. Quindi in effetti questo cammino è stato davvero un cammino bello, esaltante, non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni, ma questo non ha fatto altro che rafforzare e anche approfondire e far maturare il senso di questa vocazione. Chef Stellati e VIP ai fornelli della mensa sociale della chiesa di Sant'Antonio da Padova. Ieri lo chef Domenico Iavarone e il pasticcere Vincenzo Mennella hanno preparato i pasti per le persone meno abbienti che solitamente intervengono a pranzo presso la parrocchia. L'iniziativa fa parte della seconda edizione del tour di Cenando sotto un cielo diverso. Seconda edizione di Cenando sotto un cielo diverso in tour, la prima tappa presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova qui a Torre del Greco. Alfonsina Longobardi, cosa significa Cenando sotto un cielo diverso in tour? Significa solidarietà e tendere la mano a delle persone che stanno versando in una situazione di forte disagio ancora quest'anno.
Ciro Torlo per il secondo anno consecutivo testimonial dell'evento. Quali sono le sensazioni circa appunto questa seconda edizione ed in generale circa questa iniziativa? Le sensazioni sono... non parlo di emozioni perché non siamo qui per divertirci sicuramente, ma per aiutare comunque le prossime persone che hanno diversi disagi, quindi cerchiamo soltanto di rendere, alleviare forse questo dolore e a volte delle sofferenze delle persone che purtroppo hanno diverse tipologie di disattenzioni oppure disagi sociali. Siamo qui semplicemente per far del bene. Quindi, non parlo di gioia perché vorremmo che molte più persone magari accorressero, molte più persone aiutassero il prossimo, e questo è il messaggio che credo Alfonsina insieme anche a Giuseppe Moscarella qui oggi cerchiamo di dare. Giuseppe Moscarella, questo è il tuo esordio nella famiglia di Cenando sotto un cielo diverso, ma non sei nuovo al mondo del sociale. Sono molto contento di essere qui oggi, di dare una mano, di tendere una mano a queste persone che ne hanno bisogno, e spero vivamente che in Italia ci siano sempre di più organizzazioni come questa qui, come l'evento che ho organizzato appunto a Forzina, perché ci sono tante persone che ne hanno bisogno e noi non le vediamo tutti i giorni, però soltanto essendo tra loro come manifestazioni come queste possiamo tendere una mano in modo attivo e concreto. È un piacere essere sempre presente con Alfonsina e con i vari colleghi, in questo caso con Michele e Giuseppe Aversa. Oggi noi ci siamo affidati al buon senso di chi si è messo a disposizione per queste persone un po' più bisognose, quindi siamo sempre pronti a fare un atto d'amore. Oggi non poteva mancare il fusillo al pomodoro e tramite Alfredo Tamaro di Adolino Carne abbiamo preparato una coppa di maiale con delle patate affumicate. Domenico, oggi è una giornata importante per voi ristoratori perché si riaprono gli spazi all'aperto dei ristoranti. Assolutamente sì, un giorno che è di notevole importanza, diciamo che dopo il 25 aprile, che è la festa della liberazione, la prendiamo come un buon auspicio. Non vediamo l'ora di ritornare tra la gente. Oggi sempre di più bisogna stare vicino alle persone che hanno bisogno. Sta aumentando la povertà, quindi ci fa sempre piacere aiutare le altre persone. Padre Mario, che cosa ne pensa di questa iniziativa, ovvero il fatto di affiancare la cucina stellata a un contesto un po' particolare, sensibile diciamo? Penso che gli chef stellati ci stanno bene nella nostra mensa, perché noi abbiamo ospiti d'eccezione, no? Sono i nostri padroni, insomma, vengono chiamati così dai santi, quindi sono i signori che noi serviamo, e credo che anche loro meritino, ecco, un pranzo da uno chef stellato, insomma, quindi è una cosa molto molto bella. Ecco, la nostra mensa dà spazio un po' a tutti, diamo il pasto dal 1 gennaio al 31 dicembre, sempre, anche in tempo di pandemia, in lockdown, la nostra mensa non ha mai chiuso, in estate non chiude, quindi noi assicuriamo sempre il pasto ai nostri ospiti. Noi li trattiamo da signori e mi fa piacere che gli chef stellati siano venuti a servire i nostri signori. Quindi io vi dico grazie a nome loro. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.